Benvenuti o bentornati ragazzi, siamo qui su Red Dead Redemption 2. Ho appena concluso il gioco, la mia seconda run. Tra poco vedrete il video sul canale. Ho qualche problema a montarlo, editarlo. Purtroppo ho scoperto che Adobe Premiere Pro, quello che uso io per editare i video, ha un limite di 24 ore nella timeline. La mia seconda run è di 25 ore e tipo 20 minuti, quindi per quell'ora e 20 non riesco a montare un video unico. Sto cercando delle soluzioni con altri programmi per montarli insieme, ma per ora siamo ancora in alto mare. Purtroppo non ho altre alternative, ragazzi, perché sono limiti tecnologici che non riusciamo a superare. Allora, detto questo, un intro un po' lungo, volevo fare un giro qua con voi, visto che il gioco è finito, ma ci sono ancora tantissime cose da poter fare, tra cui delle taglie. Quindi ci dirigiamo a Blackwater, ragazzi, e volevo andare a fare la taglia che c'è lì. Eccoci a Blackwater, ragazzi. Ricordo che è la città dove tutto è partito, dove i nostri protagonisti scappavano all'inizio del gioco. Sono finiti sulle montagne rocciose, nella neve. Eccolo qua. Vediamo, ispeziona, manifesto con la taglia. Chi è? Avvicina la visuale, leggi. Ricercato $90, Elias Green, da catturare vivo o morto. È la mutilazione di 6 coloni presso la stazione commerciale di Manzanita. Membro della banda dei fratelli Skinner, Ali Skinner ce li ricordiamo per l'endgame, è considerato estremamente pericoloso, ultimo avvistamento nelle Great Plains. Green è tarchiato, indossa pelli d'animale, cappello in pelle d'orso e camicia in pelle di dino. Oh madonna, mica scuoia qualsiasi cosa si muova. Inviare tempestivamente tutte le informazioni se necessarie per il telegrafo a stazione di polizia di Blackwater. Ok, va bene. Nelle Great Plains la nostra cavalla sta facendo a quanto pare conversazione. Sì, tutto bene, va bene, ok. Gentilissimi, arrivederci. Andiamo. Dobbiamo ritrovare questo Green. Ok ragazzi, ci siamo. Siamo, penso, individua Elias Green. Dobbiamo individuare questo Elias. Il teschio me lo dà. Vado proprio diretto sul teschio, ragazzi. Vediamo se è lì o è proprio una cosa random. Cosa random, perché qua non c'è proprio niente. Va bene, cerchiamo questo Elias nel boschetto. L'abbiamo forse già trovato, per lustra l'accampamento. Eccoci signori, scendiamo da un cavallino. Jesus Christ Superstar! Like this. Premi continuiamo a vedere le tracce, vediamo le tracce. Ok, dobbiamo andare di lì, benissimo. Però è meglio magari scendere dal cavallo, perché se ci avviciniamo... Ah, forse l'abbiamo sgamato, aspetta che... Qua sopra me lo dà. Vediamo ragazzi, sneaky. Qualcuno lo vede? Continuiamo a seguire le tracce, ragazzi, ce lo danno di qua. Oh, cazzo! Interveniamo ragazzi, sentite urlare. Hey, who we got here then? Get him! Chi c'è ancora? Ah, ma scappa, il tipo corre, scappa via. È fuggito, noi abbiamo il cavallo praticamente a 500 km, non lo prenderemo più. Che gran bella figura di merda. Con calma, cavallino, ma sì, tanto ci aspetta, dice Elias. Ne ho sparato 3 volte, ne ho preso 2, ma a quanto pare non è invincibile. È già qui però, è già qui. Ok. Lascio andare, scendo. Sparo in testa quasi. Lega. Prendi spalle Elias, l'abbiamo catturato qual mostri. Non so, poi è scappato via col cavallo. Fugge via, non lo troviamo più. Invece è andato tipo a 20 metri più in là. Va bene.
Ok, abbiamo rubato 39 centesimi dell'orologio da tasca. Possiamo sollevarlo, per favore? No, 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 non ammenarlo, per favore, sorprendi, bravissimo. Te lo portiamo là dallo sceriffo, così è contento, ci paga. Grande John, vai. Lo colpiamo ogni tanto per dirgli chi comanda, fargli capire ancora chi, ricordargli chi comanda. Non si può scendere da qua, però. Ok, siamo in città, ragazzi. Andiamo all'ufficio dello sceriffo, seguiamo la strada. Ci stavamo uccidendo in uno steccato. Ok, siamo arrivati. Prendiamo il socio, solleva Elias. Ti azzanno, stracattivo. Got you that Skinner brother, Elias Green. Set me down. Elias Green is a living breed. God damn it. Put him in a cell. You ain't got a rope strong enough for me, Sheriff. Justice will be done and done quick. Lock him up. Ottimo, tra l'altro l'ho sgamato che stava rapinando la gente innocente in mezzo alla foresta. Abbiamo fatto giustizia. E dovremmo aver incassato, raggiungi la scrivania che incassiamo la taglia. Eccoci. That man ain't worth spit. But here's what we're paying for him. $50 era, no? Quant'è che era? 90, ma siamo ricchi. Elias Green, missione completata. Benissimo, signori. Ok, presa la taglia, signore, andiamo avanti. Vediamo se riusciamo a fare ancora qualcosina prima di salutarci. Guardano tutti male quando passo. Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo a Strawberry per fare un'altra taglia. Questo gioco qua è magnifico, vi dà un senso di libertà, almeno mi dà un senso di libertà incredibile. Questa è una vera next gen, ragazzi, cioè l'ha fatto nel 2018, ma per me, boh, Rockstar è 10 anni avanti a tutti. Mi immagino GTA 6, ragazzi, c'è la pelle d'oca. Peccato che uscirà solo su console. Peccato, almeno per il momento uscirà solo su console, quindi non potremo metterci le mani sopra, perché la mia console, la mia unica console che ho è l'Xbox One. Che succede qui? Signore, ha dei problemi? Hey, partner. Come take a look at this. How you doing today? Mira, ma cosa devo fare? Scusa. Ah, raccogli e esamina. Va, ginseng americano, ah. American ginseng. Take a feller from not too bad to benissimo. Fucking no time. Really. Thank you. Take care now. Ok, grazie signore, gentilissimo. La ginseng a me, però non me ne frega niente. E ce ne andiamo. Salve, buon uomo. Stavo dicendo, ragazzi, per GTA 6 ho solo la mia vecchia Xbox One. Ormai la uso solo per vedere Netflix, quindi non penso sia fattibile. Anche volendo. Easy. Senti in mezzo alla strada che ci urla Easy. Ma questo cos'era, un vecchio forte? Un accampamento indiano? Cos'è io? Un delle tende indiane. Andiamo a vedere, già che siamo qui. Che posto è? Andiamo a vedere, ragazzi. Andiamo a farci i cazzi degli altri. Un attimino, no, non c'è bisogno che ti abbassi, John. Tra l'altro John qui lo vedrete, vedete anche Arthur, è vestito uguale a lui. Cioè, Arthur l'avevo vestito così nel gameplay, nella storia. Così come... Ispezione, lettera. Diamo una lettera, ragazzi, eh. Leggi. Whisky, attento, zero inverno, Yankee. Vabbè, non so cosa sono versi a caso, ragazzi, non so cosa voglia dire. Vediamo. Esercizio di ortografia, benissimo. C'è qualcos'altro? Qui? Cos'è che... Niente, non c'era nulla. No, John, non c'era bisogno di fare l'atletico, di fare il brillante. Va bene, quindi una casa abbandonata, quello che sembrava un vecchio forte, perché è tutto circondato da... che sono i resti di una palizzata. Comunque, ok, se ne andiamo, bello. Cosa succede qui? Seguiamoli, vediamo cosa succede. Ah, stanno portando un prigioniero, ragazzi, guarda. Ok, a posto, no? Pensavo che stavano per rapinarli, quei due dietro, non avevo visto la gabbia. Bene, niente. Non possiamo renderci utili, quindi torniamo sulla nostra strada. Siamo diretti a Strawberry.
dove Micah era tenuto prigioniero, quasi all'inizio della storia, ragazzi. Micah il traditore, tranquilla cavalcata del vecchio West. Eccoci, siamo a Strawberry, ragazzi. Andiamo a vedere dove è questa bounty. Cosa vuole il signore qui? Vediamo cosa ha da dirci. I am exploding with joy. And you can too. Literally explode. Ti sei drogato, amico? Vabbè, tanti auguri. Sconosciuto, cos'è che posso dirgli? Provoca, parla. Buondì. Hello there. Hi. Many are called, but few are chosen. Blessed are the goats, for they shall be the meek of human kindness. Sì. I think. You say so. Oh, I do. I really do. Quindi? Era così. Vabbè, arrivederci, signore. Sono contento che lei sia felice e contento. Pensavo che mi dava una side mission, invece no, mi ha detto cosa pensa lui della vita. No, volevo dare da mangiare al cavallo, io veramente non mangiare io, ma va bene. Cavallino, da scatola che rimane lì, ragazzi, spettaculus. Ok, torniamo dalla nostra taglia, ragazzi, andiamo a trovare questo manifesto con la taglia, che a quanto pare è dentro la prigione, jail. L'ufficio dello sceriffo barra prigione. Scendiamo e diamo un'occhiata, ragazzi, non ci arrestano. Vediamo. Mister? Ok there. Non mi risponde, lo prendo come un sì. Che prendiamo la taglia, qui ispeziona. Ok, leggi. Joshua Brown. Ricompensa di $40. Cercato vivo. Il famigerato risponde... Diversi omicidi e di stazza media, canigione scura e lunghi baffi. Nord di Strawberry. Saranno pagate all'ufficio. Va bene, ragazzi, indaghiamo su questo Joshua Brown. Josh Brown be a hard man to kill, let alone capture. And that's what we're asking for. Got half the bounty hunters in the state out looking for him. Arrivo tra un quarto d'ora, allora, va bene. Quarto d'ora ve lo porto. Dov'è il socio? Qua. Vediamo di fare una figura migliore dell'ultima. Andiamo. Pronti, però siamo pronti. Carichi, pronti. No, non troppo. Piano. Che qua è un attimo, Un attimo uccidere, un attimo. Scusa, posso passare prima io? Ecco, perfetto. Dobbiamo spazzolare il cavallo. L'avevo appena spazzolato. Dobbiamo strigliare il cavallo, non spazzolare. Cioè, strigliare, ragazzi. I termini prima di tutto. Allora. Andiamo un po' più veloci, vediamo se riusciamo a vedere di trovare questo Isaac. Che bel posto, raga, ma che bel posto, ma cioè, davvero. Prima persona, ragazzi, ma sembra di essere qui con l'animale giù in fondo, là, che cammina, cos'è, un cervo, pieno di cervi ovunque. Che bello, che posto, madonna, che posto. Sente proprio il senso di libertà che trasmette, no? Sei entrato in un territorio di un animale. No, non voglio uccidere gli animali. Non mi piace uccidere gli animali leggendari. Non voglio farlo. Che belli questi cavallini. Ok, siamo arrivati alla... Ah, è lì dentro il socio? È lì dentro. Lasciamo qui il cavallino. Ci prepariamo magari un attimino più in... vediamo cosa possiamo utilizzare. Direi questo. Va bene, ok. No, John, non volevo che lo guardavi. Dovevamo anche pulirli tutti, ma fa niente. Andiamo, ragazzi, vediamo di scovare questo delinquente. Questo dobbiamo catturarlo, tra l'altro, vivo. Cacci, ragazzi. C'è della dinamite, eh. Fine della corsa. You got nowhere to go, bounty hunter. Bounty hunter. I'm here to kill you. Wouldn't matter if you were. There's only one way out of here, and that's through me. Come easy. I'll say something to the law.
It ain't gonna be easy. You're gonna have to draw on me to get me out. You might have found me, but you won't beat me, bounty hunter. Ragazzi, duello. Ok. Son of a bitch. Damn you. Damn this. A posto, ragazzi. Eccoci qua. Fortissimo, eh. Fortissimo. Allora, prima frughiamo, perché ovviamente c'è qualcosa, se lo teniamo noi, cioè ci mancherebbe. Giusto? Giusto. E adesso lo carichiamo sul cavallino. Prendi, medicina aperta. Torniamo a Strawberry. Dov'è il mio cavallino? Cavallino, cavallino, cavallino. Eccolo. Carichiamolo. Eccoci qua e torniamo tranquilli e felici a Strawberry, ragazzi. Nel video del full game del gioco, ragazzi, che ripeto, ho dei problemi a montarlo, come si chiama? A fare un gameplay completo, praticamente ho montato tante parti insieme, sono 6 parti, ma sono in totale 25 ore qualcosa, di conseguenza Adobe Premiere Pro, che li uso per fare i video, non riesce a farlo perché oltre le 24 ore non aggiunge altri file video, quindi sto vedendo di riuscire a montarlo insieme con un altro programma che unisce solo i file video, ma per ora non sono ancora riuscito. In ogni caso vedremo di farcela, al limite farò un video di 20 ore fino alla morte di Arthur e poi faremo l'epilogo, vedremo di fare una cosa del genere. Ci adatteremo un po' alla situazione, purtroppo è un problema tecnologico, non sono ancora riuscito a venirne a capo, ma ce la faremo. Ok, detto questo, devo anche dirvi che purtroppo fino a quando non sistemo questa situazione, che riuscirò a far uscire il gioco completo di Red Dead Redemption, non riuscirò a fare altri full game, perché ho il computer strapieno di roba di Red Dead Redemption, quindi finché non la libero, non la cancello, non la vedo dura. No, vai, corriamo, corriamo, perché questo qua ci vuole rubare il bottino, ci vuole rubare il Joshua. Vai, John. Vai. Senza timore, ma stavo andando nel fiume dritto, stavo andando. Vada, John. What the hell? Facciamo sforzare un attimino il cavallo, ragazzi, ma voglio consegnarlo prima che magari saltino fuori dei suoi soci o qualcuno che, a parte che la taglia di $40, non penso che sia... C'era solo il duello che abbiamo vinto. Colpisci, lo colpiamo, però. Fagli comunque capire chi comanda. Facciamo passare il carretto. Perfetto, come siamo bravi, come siamo dei cittadini modello. Tra l'altro, questi qua, mi immagino, arriva il tipo con un uomo legato dietro sul cavallo. Boh, sarà normale per loro, ma non si vede tutti i giorni al giorno d'oggi. Soprattutto su un cavallo. Ok, ci siamo, ragazzi, eccoci. Scendiamo. Solleva Joshua Brown. Lo facciamo a prendere Josh. Benissimo, eccolo qui. Abbiamo Joshua. Lo consegniamo allo sceriffo. Sceriffo, l'avevo detto un quarto d'ora. L'avevo detto. E lei che non si fida. Giù dobbiamo andare. Non sono mai andato nella prigione da questa parte. Ah, qui tenevano Micah. Hai capito? Qua tenevano proprio lui, mi sa. Era questa qua a destra, credo, perché è sulla finestra. Che poi la facciamo esplodere nella storia, ragazzi. Penso che ormai tutti sappiate come... Avete giocato, sappiate la storia di Red Dead Redemption. Bellissimo, per me... Resta uno dei giochi più belli che abbia mai giocato in... Nei miei ormai 36 anni di vita. Ho fatto gli anni l'altro giorno. Ok, mi paghi, signore. Prendiamo. No, non voglio prendere le cartucce. Non volevo prendere le cartucce, volevo prendere i soldi. Non si è offeso, però, eh. Ok. Ok, Joshua Brown l'abbiamo consegnato. Buona giornata, sceriffo. È stato un piacere, eh. Arrivederla. Apposta. Che bella città di Madonna, come mi piace. Madonna, che bella. Vorrei vivere qui. Qui. Guarda, mi faccio la casa qua in parte al patibolo. Va bene, andrebbe bene. Ok, vediamo di fare un'ultima taglia, ragazzi, e poi di salutarci. Mappa. Vediamo. A Valentine, ragazzi, ci dirigiamo a Valentine.
la prima città che abbiamo visitato nel corso della storia. Andiamoci, ci vorrà un attimo, magari ci vediamo direttamente là. Anche solo passeggiare col cavallo, ragazzi, lo trovo rilassante in questo gioco. Veramente qualcosa di, boh, poetico quasi. Anche i cespugli, si muove tutto, è come, boh, è un capolavoro quel gioco qua, ragazzi, boh. Non, è difficile trovare qualcosa di paragonabile. Tra l'altro giusto ieri, ragazzi, stavo guardando un video, sempre ovviamente su YouTube, di Red Dead Redemption, e parlava di luoghi reali che Rockstar ha messo nel gioco, e ragazzi c'è veramente tanto di reale. Saint-Denis, che è New Orleans praticamente, ci sono tanti edifici che sono praticamente identici, è veramente qualcosa di, boh, tanto impegno, tanto sudore e lacrime investiti in questo progetto, ma secondo me è uno dei giochi migliori ancora attualmente in commercio. Scoiattolini che mi saltano in pacche, beh, madonna che bello, con le montagne sullo sfondo, con la musichetta qua, boh, poetico, poetico. Ragazzi, non tagliate mai in Red Dead Redemption, perché sulle strade non ci sono rocce o cose strane che vi fanno cadere da cavallo. Comunque siamo arrivati a Valentine, anche qua col buio, paura, bellissimo, spettacular. Andiamo a vedere questa taglia, ragazzi. C'è quel punto di domanda lì che non vediamo, quel punto di domanda qua invece, chi è? You there. Vediamo cosa vuole questo. Parla. Do I look like a coward? Odio fraterno, ragazzi, una side quest. Because I look like that milk sop there, but tis no matter. Can you help? Maybe. Maybe. Even he is sick of hearing your nonsense, you afterthought of a child. I apologize, sir, for his smell. Why don't we come back here? To somewhere more conducive to displays of utter gallantry and deep-seated inadequacy. What do you have in mind? Shoot a bottle off my head, like William Tell. This is getting so... Ah, quello della freccia e la mela. Man is a moron. Shoot one off mine instead. I'm the brave one. I'm not scared. I'm a pretty good shot, boys, but... I won't even flinch. I don't want to hurt you. Oh, I can't lose. Either I'll prove my masculinity or die and be spared his company. Come, sir, please. Okay. La sua mascolinity con una bottiglia in testa facendosi sparare, è tutto strano, anche sure everybody knows you asked me to do that. Of course, of course. Of course, of course. You boys are ridiculous. C'ha ragione la tipa, ragazzi, ti ridicoli, ma ridicoli ma forte, eh. E cosa devo fare, sparare entrambi? Vediamo di sistemare in fretta la faccenda che a posto. That was fun. What was? I feel like we didn't even do anything. Oh, of course you didn't. We all know you're hardly sentient at all. Another round, smaller bottles, sir. Please. What? I don't know. Please, this creature is unbearable. He needs silencing. Ma questi qua ci fanno fare, cioè praticamente si stanno spingendo a uccidere qualcuno, perché se li manchiamo siamo ricercati per omicidio così random. Va bene, riproviamo. Non gliel'ho presa? Ok. Now I'll stand on one leg. Me too. You keep shooting, sir, and this time you kill the beast. He emerged fully formed from the swamps, Helen. Silence, you blackguard. Sir, shoot the wretch. Ma tra l'altro, ragazzi, avete visto che dietro nella finestra c'è il negoziante che ci guarda stramale? Uno l'abbiamo presa. Vediamo l'altro. Oh no, non l'abbiamo presa. Ok. Mentre salta, ti faccio le gambe. Ma quei due esauriti qua. Mi pistola di sparo. Me and the lady have had enough. Oh, I don't blame you, sir. This man's tongue, I would run too if I could. Here, for your skills and talents.
Thank you. Thank you. I am going to walk Helen home. Don't follow us. She has an elderly aunt, and I fear the sight of you could finally finish her off. Helen, is this creep bothering you? You two, come along. Oh, no, there aren't two. There's me and the lizard man. Please, my angel, do not act. Boys, you are too much. Dai, ma fa morire, va bene. Dai, abbiamo preso un dollaro, ragazzi. Sparare delle bottiglie, va bene. Andiamocene. Missione completata. Ne eravamo rimasti che cercavamo la taglia di qualcuno, signori, per concludere il nostro gameplay, la vita di Marston, episodio 1. Ok, qui c'è lo sceriffo. Ce ne scendiamo, ragazzi. Dov'è la... Ah, qua. Ispezione. Saying for years you don't send a saint to catch sinners. You want to chi è questo? For us? Rick Manifest, Ellie N. Swan. Ellie N. Swan, Richard Rick Benedict 5. Natalia di 5 dollari sarà pagata nel resto. Nota come la vedova nera. Sta avvisata nell'area di cascate in compagnia di un uomo ignoto. Suo possibile manipolatore. Ma lo vuole, la vuole viva o morta? Non. Vabbè. Indietro, ok, andiamo a cercare questa Alien Swan, quella dei miei pirati dei Caraibi, Elizabeth Swan. Ok, vediamo di mappa, andare un attimino, qui c'è ancora, andiamo a fare qua un attimo, a saloon, andiamo a fare un giro a saloon prima di andare a recuperare la vedova nera lì, quella come si chiama, quella che dobbiamo andare a prendere, la Anna lì. Qui, che c'è, mi sarà un'altra missione secondaria, un'altra side quest rapida. Andiamo a farla, che sono molto interessato. Voi no, ragazzi, mi fate passare per cortesia. Come on, sir. What really happened at Sylvia's saloon back in 76? Just a lot of bug, Plato. Just a lot of bug. Cosa succede qua? Sconosciuto parla. Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. I più nobili tra gli uomini e una donna. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hall. Addirittura 14. How do you mean? Well, I reckon right now you kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win. Freedom or glory. That's brilliant. Freedom or glory. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. Folks who need shooting, I try to shoot in the back. All that other stuff, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, may have. And you ain't interested in fame? Don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay, then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it, and, well... There's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flacco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Ma chi, cioè, non ho capito. Maybe you can go and speak to them. Ah, devo andare a parlare con tutti e quattro. Pensavo una cosa rapida, io ragazzi invece. No. Shoot him. Mi spari. I can't believe I just said that, but. You want me to go find some sad, deluded folks like him? Ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him. Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha. Oh. Va bene, ragazzi, abbiamo qualcosa da fare. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Okay. Here are some other flop house. Esamina il documento, gira, leggi. La Grand Dame Pistolet, vedova della dinamite,
Sposati 6 volte, sempre con giocatori d'azzardo, rapinatori fuori legge, mai divorziato, porta sempre il lutto. Unica superstite della banda di Colti Artobi, cercata per rapina a Rhodes, grosse ricompense per l'ultimo avvistamento presso Blue Water Marsh. Non avvicinarla, troppo pericolosa per semplice biografo. Ok. Ok ragazzi, abbiamo l'ultima posizione della signora. Completiamo la taglia. Andiamo a prendere Ellie and Swan, ragazzi, che è qua. Dopo vediamo di andare avanti e fare anche questa side quest secondaria. Ci fumiamo 22 sigarette, ragazzi, che ripristino il Dedai. Arriviamo dalla tipa, abbiamo un cancro ai polmoni. Questa parte, mi dica. Certo. Cosa c'ha, signore? Mi dica, leggo il cavallo. If you could help me with these shackles, I just might have a chance. Aspetta, ne fermo. Oh, yes, perfect. Ah, thank you. Ma chi è Trevor di GTA? È lui? I think I might got something even better. Non ho denaro. Well, I was stuck in line with this thief from up in the Grizzlies. Ricca sfondata. Real strange, but rich. Loaded up. Sì, è Trevor sicuramente. Oh, yeah? No, non è lui. È il nonno di Trevor, ragazzi. Ok, vedi tu, ma io non vado a rapinare le gentili famiglie. Non sono un criminale come lei. Andiamo, ragazzi. Continuiamo a cercare sta Anna Swan. Ellie Ann Swan. Eccoci, ragazzi. Individuo Ellie Ann Swan, ricercata viva. Dobbiamo prenderla viva, signori. Sarà qui da qualche parte? No. E qua finisce, quindi o in su. Dov'è questa Anna Swan? C'è un lupo. Ok, l'abbiamo fatto scappare. A posto. Dove sta Anna? Signora Anna? Non disponibile a che ho sparato al lupo? Ma dai! Che raccenti azioni! Mi stava aggredendo un lupo! Cosa dovevo fare? Ok, si può tornare, ragazzi. Sarà vicino... ho sentito qualcosa? Sarà vicino all'acqua? Attenzione ragazzi, sono qua sotto, sono qua. Scendiamo piano. Sta arrivando il lupo! Figlio di puttana! Te, ma che palle, da che devo restare? Adesso vai fuori, non voglio ucciderti, dai! John! Per favore! Te! Oh, questa qui! È arrivata anche la tipa! Aiuto! No, ma tipa! Ma oh! Ma porco di... Ok, ragazzi, piano. Uccidiamo il tipo. E prendiamo la tipa. No! Dio schifoso! Legala insieme, dai! A posto. Allora stai qua un attimo che ti fotto le cose nell'accampamento, già che ci siamo. Cosa che posso rubargli? Pistola, frughiamo al tipo che magari qualcosa c'ha. Ok, andiamo a prendere la sciura. Eccoci. Okay, prendi. Eccoci qua. Cavallino. Arrivo. Stai lì. No. Siamo caduti insieme con la sciura. Non li prendiamo. Dai, John, per piacere, fammi fare queste figure in diretta. Cazzo, mi dan signore. Ok, possiamo caricarla sul cavallo. Carica. Andiamo. Ok, sarà una lunga cavalcata, ragazzi. Torniamo a Valentine. Sì, l'hai fatto. It's a horrible blur. But I see blood. There's blood everywhere.
It won't come out. I'm not like that. I'm a good girl. Really. I promise I am. You believe me, don't you? Don't you, mister? Signora, non vorrei colpirla. I need help, okay? No. I have an illness. A fever of the brain. I've done bad things, but a jail ain't where I belong. A sanatorium, maybe. Get me help, mister. Please, save me. Save me from the sheriff. Ragazzi, potrebbe essere anche vero quello che dice, però onestamente potrebbero, chiunque ti direbbe una roba del genere, no, per farsi liberare, no? Quindi io non mi fido, dopo gliela porto là e poi vedranno loro. Sta provando tutte la tipa per farsi libera qualsiasi cosa. Ok, è partita con le offese. Ok, lasciamola sfogare, ragazzi. Tanto ci siamo, siamo lì. We're coming up on the jailhouse. Anything else you want to try on me? Just get me there. You're no fun at all. I'm afraid I ain't. Ok. Ma non succede, John, attento che ci citano in tribunale qua. You order a lady killer here, sheriff? Ok, la lasciamo nella cella, la carissima. I protest my innocence. She might be a little shaken up. She lost another fella out by the falls. Poor dear. Man just got a habit of dying around you, don't they, Mrs. Swan? Well, I hope you're comfortable, miss. She'll be fine. Now come get your money off the desk here. Dov'è il... my money. Ah, eccolo. Perfetto, John, prendiamo un denaro e salutiamo lo sceriffo. Arrivederci, Ellie Ann Swan, l'abbiamo catturata. Perfetto. Grazie di essere rimasti con me fino ad ora, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi e alla prossima. Ciao ciao!